Alla stragrande, buongiorno ragazzi, come andiamo? Allora, oggi Bene, sono da solo. grazie Vincenzo. Non Oggi volevo lasciare la tua domanda senza risposta. oggi è un tet. No, vabbè, ma devi sapere che io e i ragazzi in chat interagiamo. È sempre un monologo, no? Però è figo Siete così. una cosa sola, siete una cosa sola. Oggi, come potete vedere, è un tet a tet tra me e il caro Umbo. Che grazie Umberto per avermi fatto compagnia, perché qui la cosa è abbastanza triste, perché gli altri ragazzi sono ancora a Udine. Abbiamo abbastanza spammato nel fine settimana che c'era il matrimonio del nostro Andrea Valmisano, quindi ancora auguri, 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 però sta di fatto che oggi sono solo io qua in redazione e c'è Umbo che mi darà una mano, insomma, a tenere botta per questi 20 minuti. Risponderemo alle domande in chat. E facciamo un po' un riepilogo di quello che sarà di quella che sarà la copertura della settimana, visto che manca una settimana al TGS, anche perché mi dicevi Umbo che questi giorni ci sono state tantissime news di cui parlare oggi, no? Sì, sono stati 2 giorni desertici in termini di notizie, non c'è assolutamente quasi niente da commentare. Stavo cercando disperatamente qualcosa di interessante. Ero su Reddit, dove la gente per disperazione si sta interrogando sul motivo per cui non ci sono dei cloni di Pokémon. Tra l'altro non è vero, perché volendo ci sono anche cloni di Pokémon. Ma detto quello, sì, non ci sono grandi notizie. Quindi mentre magari raccogliamo le domande o mentre magari arrivano le notizie, facciamo una cosa proprio, facciamo magari la breaking news, magari succede qualcosa di interessante al volo. Diciamo che gli highlights della settimana, beh, oggi abbiamo un bel riepilogo della roba uscita Fronte Mobile all'IFA, la fiera berlinese, insomma, dell'hardware ultra nota. E poi abbiamo anche, tra un po' di recensioni varie assortite che interessano però più delle nicchie di utenti, abbiamo anche un bel pezzo su Metal Gear Solid, la nostra nuova rubrica che consiglia anche libri e film collegati a, come si dice, collegati a un singolo gioco. Poi domani abbiamo la recensione, se tutto va bene, di Forza Motorsport, quindi insomma è sicuramente l'appuntamento da segnare sul calendario, domani mattina collegatevi, sempre che arrivi, cosa che non è detta. E poi insomma, andando avanti con la settimana, ci sono tanti pezzi, diciamo, roba proprio da strapparsi i capelli, non è che ce ne sia in quantità industriale. Però comunque per essere una settimana di settembre un pochino, tra virgolette, più scarica rispetto ad altre, secondo me ce la caviamo bene. E poi il prossimo weekend ci prepariamo a impacchettare tutto perché ci trasferiamo a Tokyo, giusto Vincenzo? E Yes, lì ci prepariamo a andiamo a vivere divertirci. proprio lì. La redazione multiplayer si sposta a Tokyo, in realtà. La redazione di Multiplayer si sposta a Tokyo, come si suol Hanno dire. preso un ufficio a E Shibuya e molto il carino, molto gran. carino. Esatto, l'ufficio è sul marciapiede e ha le pareti di cartone. Però abbiamo deciso di fare la Sì. pausa caffè tutte le live con il fuso orario giapponese, quindi dovrete un attimo abituarvi a, non so, svegliarvi di notte alle 4 del mattino. Comunque ti voglio dire che ho delle buone sensazioni per il TGS. Lo vado dicendo da tempo, più che altro per convincere me stesso, però lo ripeto ancora, ho delle buone sensazioni. Anch'io, sarà che è il mio primo TGS e chissà, magari anche l'ultimo, però almeno ho avuto l'occasione di andarci. Di partecipare. Sì, Ottimo, sì. allora aspetta che vediamo se c'è subito una prima, come si dice, un primo round di domande. Allora, domanda, no, il firmware, questa la sai tu, Vincenzo, perché mi dicevi prima proprio questa informazione. Il firmware 3.0 di PlayStation, quando è che arriva? Tu che prima mi dicevi la data esatta. In realtà non c'è una data esatta, quindi non so, chiaramente chi ha l'account di beta testing, secondo me nessuno qui in redazione ce l'ha, eravamo curiosi di vederlo, ma non abbiamo avuto modo di dargli un'occhiata, almeno qui internamente, poi magari qualcuno dei redattori in realtà ha l'account per visualizzare e per sbloccare le beta dei firmware, però dovrebbe essere praticamente imminente, ormai stanno girando anche screenshot più o meno ufficiali, quindi ci siamo. Non credo ci sia, almeno che non è uscita tipo stanotte barra ieri, e quindi sto dicendo delle grandissime fesserie, però Non ho no, letto niente, quindi non mi sembra. però sì, se ne parlava la settimana scorsa, un firmware abbastanza carino, ma che insomma non implementa molte delle funzioni che invece molti fan chiedevano da un po' di tempo. Per quanto riguarda, intanto che si accumula un altro po' di domande, faccio giusto un'anticipazione dei
dei video, dei live delle video, perché tu prima hai raccontato un po' per quanto riguarda la copertura articoli. Invece, per quanto riguarda i video, stasera c'è il buon Brocchieri con Stasis. Stasis o Stasis? Come lo pronunci tu? Stasis. Stasis, secondo me. Con Stasis, che è questa avventura horror che sembra super figa, ne parlano molto molto bene online. Non ho ancora Arriverà terminato anche la nostra l'anime. recensione, ovviamente. Sì. E a cura di chi è che la sta trattando? Lo Giorgio? sta. Aspetta, che Sembra Giorgio, allungo la frase. Aspetta, che sembra. allora lo sta giocando un redattore molto bravo ed esperto, che è Giorgio Melani. Esatto. E quindi niente, avrete un'anticipazione stasera nella live. Ah, a proposito, apro parentesi sugli orari delle live, perché per questa settimana e forse per la settimana prossima la live serale viene anticipata di un paio d'ore. Non sarà alle 21 come capita sempre, ma alle 19. Sarà un orario un pochettino insomma, più fattibile per chi va a dormire presto e sarà anche più meglio collegato, diciamo, con la nostra copertura giornaliera, perché poi quando staccano da qua un'oretta e comincia la live serale. Quindi 19:21 è l'orario delle live per questa settimana e forse anche per la prossima settimana. Vedremo un po' anche in base ai Sì. feedback vostri, in base ai Forse numeri. i redattori, scusami, forse i lettori si sono accorti che con lo spostamento della pausa caffè alle 11 e del live alle 19 stiamo praticamente facendo di tutto per far smettere di guardare i nostri live a tutta la nostra utenza. Questo è il nostro obiettivo dichiarato per la seconda metà del Infatti, il 2015. trucco è poi si abituano chiaramente i lettori agli orari nuovi, no? Alle 19 e poi lo spostiamo di nuovo, facciamo tipo a mezzanotte oppure a orari strani, tipo alle 21 e 18, robe del Sì, genere. faremo concorrenza ai notturni di Rai Educational. No, c'era il buon Stefano Brocchieri che mi diceva che è un orario da Rai 3, che mi sa che riciclerò subito perché mi piace molto orario da Rai 3. Io non so se Che vuoi continuare con live, ma ho una notizia che anche stavo scorrendo addirittura, stavo vai. scorrendo il miglior sito di videogiochi del mondo, ovvero multiplayer.it, e leggo che Polyphony sta facendo 13 assunzioni, quindi insomma, tu come la vedi? E, tra l'altro mi sono ricollegato al fatto che c'è anche una domanda legata proprio alla notizia in chat. Come la vedi la possibilità di un annuncio al TGS di Gran Turismo? Dici, potrebbe essere, sai, cioè ormai buona parte dei fan lo aspetta. Diciamo che Gran Turismo è uno di quei nomi che però non avevo assolutamente pensato per questo TGS. Cioè non ci avevo proprio Nemmeno io. riflettuto sopra, effettivamente. Sarebbe comunque una bella bomba, visto che vabbè, la serie adesso qualcuno mi ammazzerà, però secondo me si può dire senza troppi timori di essere smentiti che comunque ha perso lustro nel corso degli anni dai primi gloriosi capitoli, e anche perché ha dei competitor, in particolare un grosso competitor su Xbox, insomma, non è facilissimo stare dietro a forza. Però ovviamente resta uno dei capisaldi della lineup di esclusive PlayStation 4, PlayStation in generale per il prossimo annuncio PlayStation 4, quindi insomma sarebbe bello poter vedere cosa sta facendo Yamauchi e il suo team. Scusa, intanto mi sta cadendo di tutto dal tavolo. Insomma, poter iniziare a vedere un po' cosa stanno facendo. E invece altri giochi che ti aspetti, cioè altri annunci bomba che ti aspetti da questo Scusa, scompaio TGS? un attimo che appunto mi era caduto di tutto. Allora, annunci bomba, non è facilissimo perché Perché i giochi magari. importanti, bene o male, si sanno, no? Sappiamo che ci sarà Street Esatto. Fighter, sappiamo che ci sarà Dark Souls, sappiamo che ci sarà Square Enix con i suoi giochi, insomma, con Final Fantasy, si aspetta un Kingdom Hearts. Quindi i nomi Allora. grossi più o meno quelli sono già stati annunciati, ma giochi inediti per questo DGS? Giochi inediti, io non mi aspetto cose mirabolanti da giochi inediti. Appunto, vabbè, ci può essere, ovviamente Sony potrebbe farla un pochino da protagonista, perché è chiaro che essendo giocando in casa, magari l'espansione di Bloodborne salta fuori. Però magari hanno già detto che non la fanno vedere, sto andando a braccio. E poi anche lì ci sono tutta una serie di publisher, tipo di tanto in tanto al TGS c'è Level 5 che ha proprio il suo stand gigantesco, un paio d'anni fa era molto grosso. Qualcosa di nuovo possono far vedere. È difficile, ci possono essere, secondo me, una serie di anteprime interessanti su titoli che magari non si sono ancora provati. Ad esempio, Tekken 7 su console mi pare che non si sia mai visto,
perché è già fuori la versione arcade, però la versione console adesso, sto andando a memoria, non l'abbiamo mai vista e ovviamente anche giocata. Quindi insomma, tante cosine che magari già si conoscono e che è possibile vedere magari con nuove demo. Per i grandi annunci, boh, io sinceramente sono un po' sconcertato da alcune line-up, perché ad esempio c'è quella di Konami che è veramente una Quella è cosa, cioè veramente la PES e Metal tristezza. Gear, cioè dovrebbero infilarci dentro qualcosa, però adesso pensando al catalogo Konami è anche difficile pensare cosa possano buttarci dentro così. Non è Boh, che gli non lo sia so. rimasto tantissimo. Ti ha avuto lì un annuncio da parte di Konami di un DLC per Metal Gear? Ma sì, è molto probabile che li facciano, però già adesso così, boh, mi sembra magari un po' prematuro. Non lo so. Noi aspettiamo con ansia Pokken Tournament per Wii U, mi sembra, no? È Beh, proprio il sì, gioco più atteso. Pokken ci sarà Tekken, insomma, sono un po' di poi comunque Namco è sempre presente con parecchi titoli, il TGS, tant'è vero che adesso non so ancora se possiamo, se, no, più che altro non so ancora se c'è, ma di solito c'è sempre un giorno prima l'apertura della fiera, anche l'evento dedicato con tutta la line-up, e loro hanno sempre parecchia roba. Square Enix comunque ha una line-up molto solida. Sony, beh, si spera ovviamente. Altri sono un pochino più in dubbio perché, vabbè, Capcom, sì, certo, anche lì Capcom avrà sicuramente Street Fighter, avrà sicuramente Resident Evil. Sarebbe bello se annunciassero qualcosa, anche perché loro, Konami e anche altri publisher hanno un catalogo un po' striminzito oggi come oggi. Va bene, Salva Logan dice DLC per Metal Gear Solid. Oddio, no, non ha senso. Beh, perché ha perfettamente senso. Beh, a parte che appunto c'è ancora Metal Gear Online che poi si presterà bene magari a tutta una serie di contenuti aggiuntivi più, come si dice, insomma, più semplici da inserire in una struttura, ad esempio banalmente quelli legati alla caratterizzazione, alla personalizzazione estetica. Però anche Metal Gear Solid 5, uno se vuole fare dei DLC li può fare un po' per tutto. Non la trovo una cosa scandalosa se dovessero fare i DLC anche per Metal Gear Solid 5. Sì, mi parrebbe abbastanza strano, anche per, soprattutto la struttura in missioni, con tutte le missioni secondarie, diciamo che si presta abbastanza bene. Poi ricordiamo che comunque è un gioco che ha richiesto quanto? 80 milioni di dollari per essere Sì, sviluppato, per loro e 7 anni. esatto, quindi loro è sicuro che proveranno a monetizzare il più possibile, hanno inserito il sistema di microtransazioni non a caso e il DLC. Diciamo che, non so, sono abbastanza, ci metto la mano sul fuoco che, insomma, ne uscirà qualcuno, più di uno. Poi in altri 7 anni di sviluppo vanno in tempo a rilasciarne di season pass e pacchetti di DLC. Allora, intanto che io sto provando a beccare qualche altra notizia, ma come mi anticipavi, è veramente una settimana. Ah, ti volevo chiedere, infatti non ne abbiamo mai parlato nelle ultime pause caffè, però una delle grosse polemiche la settimana scorsa riguardava Star Wars Battlefront ed era l'assenza dei browser server su PC, la possibilità, come da tradizione degli sparatutto online, di avere una lista di server, crearti il tuo server e aggiungerti, no? E scorrere vedendo quali server e aggiungerti a quello che ti piace di più, oppure quello del tuo clan, quello dei tuoi amici, quello che ha una particolare mod, eccetera, eccetera. E invece anche su PC utilizza questo sistema di matchmaking basato su skill, diciamo sulla falsariga dell'ultimo Counter-Strike, o comunque spesso accade già su console. Come la vedi? Questa insomma, da una persona che comunque segue il mondo PC ormai da un sacco di tempo. Ma è una di quelle cose che sicuramente ti taglia un po' le gambe ad una certa fetta di utenza. Poi detto quello, ora, la notizia l'avevo letta, non mi ricordo, non, mi pare che la cosa non è che vada a toccare il fatto che ci siano i server dedicati, cioè poi il sistema non è ovviamente in peer-to-peer, ma usa dei server dedicati, semplicemente non c'è la server list, giusto? Esatto. Ma di certo ci sono tutte quelle cose che sono quelle cose che c'è cioè una fetta di giocatori ultra hardcore che apprezzano quando ci sono e che magari li spinge anche a non acquistare il gioco. D'altra parte non credo che possa andare a cambiare la vita per una
per una quantità enorme di utenti. Voglio dire, oggi come oggi è strapieno il mondo di videogiochi competitivi straaffermati che non hanno le server list o che magari le hanno, ma non fanno della server list il loro, diciamo, il loro cavallo di battaglia. E non lo so, non è una di quelle cose, cioè, voglio dire, è lontano il tempo in cui poter scegliere i server aveva veramente senso, perché magari si poteva anche customizzare la partita oltre quella che comunque potrebbe essere oggi la possibilità data da uno Star Wars Battlefront, qualora anche ti desse la possibilità di selezionare il server. Quindi, vabbè, non lo so, capisco quelli che ci tengono perché vogliono magari quel pizzico di personalizzazione in più dell'esperienza di gioco. Immagino che DICE abbia fatto i suoi conti e farà meno proprio di quelli che non possono farne a meno e che però magari sono gli stessi che passano la loro esistenza sui vari Counter-Strike, Team Fortress, su certi giochi che sono molto strutturati, molto indirizzati a quel tipo di utenza. Poi, sai, è anche sempre un po' difficile capire veramente quale sia l'impatto di queste scelte perché quel tipo di utenza è anche la più attiva magari sui forum, sui siti, sui social. Quindi ti sembra che ci sia un impatto devastante per queste notizie, che ci siano milioni di persone pronte a non comprare il gioco. In realtà sono semplicemente quelli anche più appassionati, più attivi, che quindi si fanno sentire di più. Sì. No, leggevo su Reddit le varie discussioni che è curioso che proprio DICE, che comunque con la serie Battlefield ha sempre, insomma, inserito anche su console, negli ultimi capitoli, ha inserito le server list, e invece con Battlefront, no, non si capisce bene il motivo, insomma, quale sia il vantaggio, però come dici effettivamente tu, non sarà la maggioranza, insomma, quella più Stanno rumorosa. cercando di fare, hanno la proprietà intellettuale più mainstream del mondo, forse stanno cercando di fare non magari lo sparatutto più mainstream, ma uno sparatutto adatto veramente a tutti, che veramente renda semplice possa rende semplice le partite a tutti. D'altra parte non vedo nemmeno le poss grandi possibilità per Battlefront, di diventare il nuovo paradigma dei giochi competitivi online. È chiaramente un gioco indirizzato a chi vuole giocare in multiplayer a Star Wars, che mi sembra un gancio sufficiente per convincere la gente ad acquistarlo, e va bene così, credo, eh. Allora, mentre andiamo addirittura d'arrivo, perché come dicevo questa sarà una pausa caffè più corta del solito, magari mi dai una mano leggendo se c'è qualche altra domanda o qualche breaking news dell'ultimo secondo. Intanto finisco il discorso per quanto riguarda la copertura video e per quanto riguarda oggi. A pranzo ci sarò io con Forza. Quindi ci vediamo sempre alle 14, ci facciamo queste 2 orette. Non perché io sia un campione del mondo nei racing game, ma come potete vedere la situazione è questa qua. Oggi sono Si fa qui in ufficio, quindi di necessità virtù oggi. esattamente. Stasera dicevo c'è Stasis, con Brocchieri, e invece per la sala ci sarà One Piece, registrata da me oggi pomeriggio. Quindi. Se chi non mi sopporta, diciamo che oggi non sarà molto contento su multiplayer. Però, insomma, questa è la copertura per quanto riguarda la giornata. E entro il pomeriggio, diciamo, ma forse anche entro pranzo, troverete il calendario compilato con tutti gli appuntamenti, della settimana. Ci sono Allora, faccio. ultimissime? Sì, allora, mi chiedono se Stasis esce solo per PC, credo di sì. Chiedono a te, se ci sono notizie sul nuovo progetto dei Supergiant Games. E so che stanno lavorando su una nuova cosa, non mi pare ci sia stato, abbiano condiviso online informazioni a riguardo o cose del genere. Stanno facendo cose comunque, insomma. Credi che sia una buona cosa che Battlefront non abbia una storia principale? E una buona cosa, cioè no, nel senso che a me personalmente avrebbe fatto molto piacere per giocare una campagna, però è chiaro pure nelle interviste che abbiamo fatto agli sviluppatori che loro avevano un determinato tempo a disposizione perché dovevano assolutamente uscire prima del film, non potevano assolutamente sforare e hanno detto: visto che ci ritroviamo a fare un gioco più o meno da zero, nel senso che comunque loro hanno ripreso delle cose dalla serie Battlefield, però chiaramente
è una nuova IP con nuovi asset, una nuova tecnologia, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi hanno detto facciamo una cosa nel tempo che abbiamo a disposizione e cerchiamo di farla bene. Magari poi se avrà successo, e probabilmente avrà successo, magari in futuro un Battlefront 2 implementerà più modalità single player, però è chiaro che nel tempo che hanno a disposizione questo è quello che potevano fare personalmente. Se l'alternativa era togliere del tempo, come dicono molti, no? Quindi togliere risorse alla modalità multiplayer che è il focus, no, cioè sono contento così, insomma. Tanto voglio dire, da qui all'uscita di tutti i film previsti ne passerà di tempo. Sarà Esatto. giocabile Boba Fett in multiplayer? Sì, dipende dalla modalità, però alcune modalità, quelle che prevedono gli eroi prevedono anche la possibilità di vestire, insomma, i panni di Boba Fett. Allora, a parte chi si lamenta della mia inquadratura, possibile ritorno di una vecchia esclusiva Sony quale Siphon Filter? No. Impossibile, cioè siamo al ritorno dei morti viventi. E direi che ci siamo. Vince, Ok. giocherai fino a se giocherai a One Piece online. Non lo so ancora, perché considerate che io lo faccio per voi perché vi voglio bene e non ho ancora neanche visto il menu di One Piece, quindi sarà una C'è bella. una persona che si vorrebbe unire a te in caso, quindi magari poi contattala. Ah, top, top. Chi è? Renero, giusto? Renero. Vabbè, vediamo dopo Esatto, com'è. Renero 91. Vediamo com'è la situazione online, se riusciamo a beccarci. Intanto chiamerei Ale. Che è contentissimo, guarda, viene correndo, saltellando. E come dicevo, ci becchiamo alle 14 per la sala, scusate, per a pranzo con Forza Motorsport 6. E grazie Umberto per avermi fatto compagnia in Grazie a te, questa Vincenzo. Ora cosa fai? Vai a felicissima preparare da tappa. mangiare? Ormai, no, vado a pulire la sala Ah, video. ok. Dai, Buon lavoro. grazie ragazzi, ci becchiamo più tardi. Ciao!